Nocetum deriva così il suo appellativo, suo nominativo, da un bosco di noci nel quale era racchiuso un prezioso luogo di culto. Questo nell'antichità, si parla addirittura di più di 2000 anni fa, precedente del cristianesimo, forse addirittura una villa patrizia romana nascosta sotto quella che è oggi è la chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo. A oggi Nocetum è un centro fondamentalmente di accoglienza, che ospita una comunità educativa e un alloggio per l'autonomia per mamme con bambini in difficoltà, ma che anche offre opportunità lavorative per persone svantaggiate. E dove questo? In ambito soprattutto agricolo, quindi diciamo unisce la dimensione più sociale, quindi verso le persone più svantaggiate, con la dimensione più ambientale e di custodia del creato, con la valorizzazione di un ettaro di terreno e la sua produzione attraverso persone che hanno bisogno di trovare un lavoro e di recuperare la propria dignità attraverso il lavoro. Nocetum in primi anni era solamente un gruppo di preghiera che si ritrovava sulla parola di Dio e fu l'attenzione al territorio, l'avere l'abbazia di Chiaravalle, quindi con dei monaci cistercensi che pregavano, ritrovare un po' quel ora et labora anche come risposta per i giorni nostri. Abbiamo la possibilità di accogliere 6 nuclei, quindi con progetti un po' più lunghi, quindi che vanno dai 6 mesi, 1 anno, 2 anni, mamme con bambini piccoli, e poi diciamo invece a livello diurno, un dopo scuola per i bambini più fragili del territorio e anche la distribuzione del pacco liberi come occasioni anche di aggancio con le situazioni più ai limiti e di maggiore fragilità. Prima di tutto siamo chiamati alla salvaguardia della creazione, del dono di Dio, della nostra casa comune, della nostra madre terra, e al centro di questa creazione l'essere da, come dire, da difendere, da proteggere è sicuramente l'essere umano e tutte le sue fragilità.